È giunto il momento dell'intervista con la donna della settimana. Ma va! Cioè? Sì, allora, è bellissima, sì. È bravissima, sì. È mora, è molto sensuale. Cioè, l'ha capito, l'abbiamo vista prima. È Inna! No, c'entra Inna! Madonna. Facciamo un'intervista a Inna adesso? No. Però nell'identikit combaciava precisamente. Sì, certo. Mi dispiace per un pelo, ciao. Ma cos'è sta tristezza? Ah, bene, invece devo allora intervistare perché sì? Proprio... È bellissima, bravissima, amore sensuale, sì. Mietta! Oh, non l'ha detto con lo stesso trasporto, eh? Sì, ma ciao! Lei dove si mette? Spostati, cacchio! Ma no, vedi che sto qua 3 ore! È casa tua qua? No, io sono il presentatore Anchorman, massaggiatore. Soprattutto! Pure, massaggiatore! Bene, allora, abbiamo qui Mietta. Fa caldo, vero? Caldo, voi calziamo il riscaldamento? Sì. Per cosa? È un nostro trucco, così non si mette più a suo agio. Allora, bello, bel trucco, sì. Un attimo che devo dire il titolo della rubrica, questa è la rubrica preliminari, no grazie. Ah. Ovvero l'intervista inizia che oggi, credo, questa rubrica al sodo per saltare la fuffa. Sì. Ma sapete che sono emozionatissimo? Ma sai, io ti seguo fin da quando eri bambino. Ma cosa? Ragazzi, allora, intanto dobbiamo ringraziarla perché è venuta nonostante lei sapesse che stasera doveva venire Zarrillo e non è voluto venire perché non può fare tardi perché c'è il lavaggio strada. Ma chi? Zarrillo? Ha tappato un buco. Ma non è vero. Ma cosa dite? Ma non dica fesserie, Forest! Smettetela. No, l'abbiamo scelta fra mille, su! Ho un'intervista! Allora. Non vedevate l'ora! Va bene, allora, esatto. Vediamo l'ora di intervista. Ecco. Allora, tutti conoscono la Mietta privata, le sue posizioni preferite, sì. E quante volte lo fa al giorno. Ma dove la lette? Ma sappiamo poco della Mietta cantante. Sì. Ma non è vero! La scopriamo oggi con questa intervista. Ma allora, quando vai? È un pazzo! Tu non ti droghi? No! Non vai mai ubriaca sui giornali? Per fortuna! Non ti fai fotografare senza mutande come Britney Spears? Allora, ma quando è che la smetterai con questo atteggiamento provocatorio verso noi dei media? Cosa pensi, che noi giornalisti viviamo di aria? Datti una mossa, fai qualcosa. Sì, no, ma infatti ho caldo. Ho caldo. Lei non coglie. Buon intendo. Queste scarpe ce l'ha anche Ratzinger, eh? E anche io, guarda, queste scarpe ce le può avere. Ma quelle Ratzinger no. Ce l'ha uguale. No, so che non ti tagli mai le unghie, non vuoi fare questa figura. Allora, basta che non dica come Ratzinger anche qui. Ma mi fai questa intervista, sto solo ridendo io praticamente. Sembra serio, c'ha la fama di quella che ride e che va con le cosce di fuori in televisione. Ma no. Si sbaglia, la confonde con qualcun altro. In un'intervista ha detto che sei una stronza. Ma non l'ha detto? Non l'ha detto? Ma no. Ho voluto sfidare il calcolo delle probabilità. Lo dice a tutte. Vabbè, quindi. Hai capito. Allora, lo sai che la canzone Vattene amore è un po' la colonna sonora della mia vita? Ma davvero? Ma dai. Non hai idea di quante volte mi sono sentito dire vattene amore che sta arrivando mio marito? Migliaia e migliaia di volte. Ti nascondevi nell'armadio. Sono un esperto armadista, bene. Tu qualche Sanremo fa hai cantato una canzone dal titolo Fare l'amore. Sì. Quest'anno hai cantato Baciami adesso. Sì. Sempre meno. Stiamo avanti così, il prossimo album come si chiamerà? Stretta di mano, un pacca sulla spalla. Che noia, veramente. Perché non si fa nulla in giro. Forrest, lei non coglie le... Sì, veramente, Forrest. Che c'è? Ah, è un passaggio così, Me lo sono portato da casa da poco. Sì, buonasera. E ho deciso di portarlo qui stasera perché avevo voglia di fare l'orologio. Ci sono modi più maturi per attirare l'attenzione. Io l'ho riconosciuto però. Sono tre giorni che gira qua ma non se lo prende nessuno. Ha dimenticato qualche... L'ho tenuto un po' in casa. Facciamo il gioco della torre, sì. Poi mi dite voi quando mi devo fermare perché io ho qua 6.000 domande. No, è l'ultima, l'ultima. Allora, le ultime due, va bene? Allora, no, facciamo il gioco della torre. Sì. Tu sei sulla torre con George Clooney e Brad Pitt. Sì. Da chi ti faresti tirare giù? Sì, non è così. È diversa. Non è così. Il gioco. Non è, infatti, secondo me. Mannaggia, sti regolamenti io della torre non li capisco. Quali regolamenti? Non posso fare anch'io quello dei pacchi che si apre e basta. No, non si può. Vabbè, l'ultima, allora. Ma che è l'ultima? Veloce. Progetti per il futuro, ma futuro prossimo, per esempio, cosa fai dopo la puntata? No, perché io conosco un portone dove ci potremmo appartare, ma non passa nessuno, ci sono anche dei cartoni, è comodissimo, io non passa nessuno. Ma no, nasconderci là dietro. Vabbè, ragazzi, fatelo voi. Nessuno. Questi sono i nostri progetti per il futuro, a voi la linea.